Ciao a tutti, zia Stock. Tra non molto andremo ad assistere alla conversazione sul tema le fiabe e la letteratura per gli adolescenti hanno ancora importanza nella formazione dei ragazzi di oggi? Breve analisi del romanzo I ragazzi di Via Palla di Molnar Ferenc. La manifestazione con l'alto patrocinio dell'ambasciata di Ungheria è organizzata dal Circolo Culturale Agorà e dal Centro Studi Italo-Ungherese ARPAD, un laboratorio di ricerca che si interessa ai rapporti storico-culturali tra il territorio del Mezzogiorno, ma nello specifico di quello calabrese, e la terra d'Ungheria. Come sarà strutturata la manifestazione? Prima di questo mi corre l'obbligo ringraziare per la disponibilità e o sensibilità dimostrata l'ambasciata di Ungheria che, come dicevo prima, ha concesso l'alto patronato a questa iniziativa. Tra l'altro, con l'ambasciata di Ungheria vi è una collaborazione che dura da un bel arco di tempo, quindi grazie ancora per la fiducia che riponete sia nella mia persona che nelle due co-associazioni che io rappresento. E come sarà strutturata la giornata di studi di oggi? Dopo i miei doverosi saluti e o ringraziamenti, sarà la volta poi dei saluti istituzionali di Sua Eccellenza Kovacs Adam Zoltan, ambasciatore straordinario plenipotenziario di Ungheria, e poi andrà a concludere i lavori Jambor Judit Katalin, presidente dell'associazione Maria d'Ungheria Regina di Napoli. A riguardo il tema in argomento, il romanzo di Molnár Ferenc, ambientato nella capitale magiara Budapest tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, narra delle storie familiari, ma anche delle storie di questi ragazzini, di questi adolescenti che fanno parte di due gruppi ben distinti e contrapposti, quindi qui emerge un dato, per esempio il senso di appartenenza, ma anche altri dati sono quelli riferiti alla realtà, ad esempio. Il romanzo, dicevo, ambientato a Budapest, nella capitale ungherese, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, ma che può essere tranquillamente ambientato in un'altra città, pur grande o piccola che sia, e naturalmente anche in altri periodi. Quindi un romanzo sempre vivo, sempre attuale, un romanzo che a pieno titolo fa parte della letteratura dei ragazzi, ma ci sono tanti messaggi, tanti input rivolti e che naturalmente devono far pensare anche a coloro che anagraficamente non lo sono. Quindi grazie a tutti coloro che hanno permesso l'organizzazione di questa iniziativa e posso augurarvi buona visione. Buongiorno, vorrei ringraziare il Circolo Culturale L'Agorà e in particolare il presidente Giovanni Aiello per questa possibilità di parlare di letteratura, in particolare del romanzo famosissimo di Ferenc Molnár, I ragazzi della Via Palla.
I ragazzi della Via Pal è stato scritto nel 1906, è stato pubblicato per la prima volta nel 1907, è stato tradotto in 37 lingue, perciò possiamo dire che è veramente uno dei capolavori non solo della letteratura ungherese, ma anche della letteratura per ragazzi. I concetti, i valori che rappresenta e che sono contenuti in questo libro sono assolutamente di importanza, diciamo, eterna. Tra questi vorrei sottolineare l'amore per la patria, l'amicizia, la lealtà, la nobiltà di animo, la solidarietà. Sono concetti che vengono trasmessi da questa contrapposizione delle due bande, i ragazzi della Via Pai e le camicie rosse, che praticamente rappresentano la struttura di questo libro. È fondamentale il messaggio che dà nel procedimento dei ragazzi di diventare adulti nella società. Chiaramente il personaggio principale è Ernesto Nemeček, una persona che potrebbe anche simboleggiare le persone piccole, fra virgolette, del XX secolo che ha portato tantissimi conflitti mondiali. Ernesto Nemeček viene risaltato in tantissime occasioni da Ferenc Molnár per i suoi valori e per quello che lui rappresenta. La solidarietà, il prendere e fare quel sacrificio per questa banda, per amor proprio della sua patria, di questo terreno per il quale i ragazzi si mettono in conflitto. Possiamo dire che questi concetti sono assolutamente anche oggi fondamentali e che servono comunque di grande apprendimento alle nuove generazioni. Perciò possiamo parlare di un capolavoro assoluto della letteratura internazionale. Grazie ancora per la possibilità di parlare di questo libro che comunque è molto conosciuto in Italia, che ha praticamente contrassegnato, come dire, in un certo senso la vita di tante generazioni anche italiane. Grazie ancora. Un saluto cortese a tutti i presenti in occasione di questo incontro letterario. Vi ringrazio di poter esserci anch'io, di poter partecipare con una relazione. Quindi grazie al dottor Giovanni Aiello per l'invito, che tra l'altro è un eccellente organizzatore di tanti programmi culturali. Vi devo dire che l'argomento della mia relazione ha proposto proprio lui e devo svelarvi che mi ha stupito molto. Mi ha stupito perché il tema verterà sul romanzo, sulla discussione del romanzo di Ferenc Molnár, scrittore importante del primo Novecento ungherese, I ragazzi di Via Pal. Per non annoiarvi e per rendere e per impostare, insomma, questa mia breve analisi, mi sono messa a riflettere più che altro su come impostare la discussione. Quindi non mi prolungo più di tanto, inizio subito la lettura della mia relazione e vi svelo anche subito il titolo della stessa relazione, che è questo: Le fiabe e la letteratura per gli adolescenti
hanno ancora importanza nella formazione dei ragazzi di oggi, con il sottotitolo Breve analisi del romanzo I ragazzi di Via Pal di Ferenc Molnár. Il presente contributo offre un'analisi fugace del romanzo quanto al sottotitolo. L'argomento nello stesso tempo richiede una dovuta contestualizzazione del periodo storico, ciò comunque consentirà alla mente di lavorare con la fantasia per un viaggio immaginario. Il percorso sarà ritroso, invece di andare verso il futuro, si torna indietro fino alle soglie del Novecento. Questi anni, dal punto di vista culturale, in tutto il mondo, in tutta Europa, particolarmente in Ungheria, sono stati significativi. Nel cuore dell'Europa, a conferma di questo, prende inizio il processo di industrializzazione, accompagnato da una forte ripresa economica. Molti settori saranno caratterizzati da tecnologie innovative, si orienta alla modernizzazione, alla miglioria delle infrastrutture e alla costruzione delle vie ferroviarie, cosa che ovviamente comporta una crescente domanda di carbone e acciaio, che a sua volta darà vita alla nascita di grandi famiglie industriali che nell'economia formeranno imperi immensi. Basta tener presente il nome della famiglia Friedrich Krupp. Quanto è già stato precisato all'inizio, caso volle, questo romanzo è uscito su un giornale per gli studenti, il cosiddetto tanulóklapja in ungherese. Sta di fatto che tale circostanza lo ha classificato come genere letterario dedicato esclusivamente al pubblico giovane, ma si capisce che è molto più di tutto questo. Pertanto è lampante che si delinea un altro valore fondamentale e che ci troviamo di fronte ad un romanzo di formazione. Detto diversamente, Bildungsroman. Nell'opera ogni atto eroico, principalmente quello compiuto dal protagonista, è la prova provata, quanto sopra è sostenuta, da che niente ci può impedire di percorrere la via maestra, che è quella garantita per diventare migliori. Ora, per logica intellettuale, vi invito a soffermarci sul significato del Bildungsroman. Ecco la precisazione. L'obiettivo del Bildungsroman, detto anche romanzo di formazione, in origine era quello che di presentare l'integrazione sociale del protagonista attraverso la crescita della propria personalità, oppure la conquista di un ruolo nella società mentre egli supera diverse prove. Nei romanzi l'evoluzione interiore riguarda non soltanto il protagonista, ma spesso coinvolge anche il lettore. Il Bildungsroman è un genere letterario della narrativa tedesca. L'esempio più celebre, scritto da Johann Wolfgang Goethe, Gli anni di apprendistato di Wilhelm Meister. Ma la critica letteraria ha ritrovato queste radici peculiari persino nell'Odissea di Omero. Il romanzo di formazione dei giorni nostri, invece, vuole raccontare le emozioni, i sentimenti, i progetti di vita, cambiamenti della genesi interiore. Devo dire che il Bildungs, è un genere che germoglia ovunque, in tutta l'Europa, in Francia, in Inghilterra, in Italia, come ecco appunto anche in Ungheria, per farvi capire meglio
Vorrei elencare qualche titolo dei romanzi più letti e più conosciuti. Tra questi vorrei menzionare David Copperfield, Jane Eyre, Le avventure di Pinocchio, che sicuramente conoscete tutti quanti. Ci troviamo di fronte a due gruppi di adolescenti che sono in lotta per diventare padroni in assoluto del Grund. La parola Grund in tedesco è riferita a un campo abbandonato, non edificato. Gli adolescenti di allora in Ungheria spesso indicavano così un terreno da gioco. Ma queste definizioni germaniche, senza alcun dubbio, sono state gli ultimi frammenti linguistici di una cultura ormai sbiadita, ma spesso in uso dopo la fine dell'impero austro-ungarico. Nel racconto i due gruppi di ragazzi sono schierati uno contro l'altro, sono determinati ad affrontarsi fino all'ultimo respiro in questa battaglia surreale, ma terribilmente simile a quella vera, poiché abilmente ricostruita da loro nei minimi dettagli. Stanno per contendere il controllo del territorio, quindi tutti i ruoli, tutte le funzioni e compiti sono stati assegnati ad ognuno di loro, per cui i vili, i codardi, smidollati e ominichi non possono essere e non saranno tollerati. Ecco, adesso le due formazioni contrapposte sono pronte a misurarsi con coraggio, con lealtà, come fanno i soldati, quelli autentici, nel combattimento effettivo. Durante la lettura si comprende il significato preciso dell'eroismo, della fratellanza, dell'onore, della resilienza, del senso del dovere, concetti quali tutt'oggi sono essenziali nelle buone maniere e nel buon comportamento, ma oltretutto si capisce fino in fondo cosa sono l'inganno, la menzogna e tutto quello che è sgradevole e da biasimare. Passiamo adesso al punto centrale della tematica. Qui è conseguenziale l'introduzione di una domanda provocatoria, ossia i romanzi per i giovani e le fiabe hanno ancora importanza nella formazione dei ragazzi di oggi? Come prima impressione, a mio giudizio, al momento attuale viviamo una fase di transizione epocale, di cui la dinamica è talmente veloce che preservare l'autenticità dei valori culturali potrebbe essere a rischio. La comunicazione tradizionale è stata travolta a favore del linguaggio astratto, che ha causato la profanazione delle relazioni verbali. Tuttavia, attualmente all'apogeo dell'innovazione digitale e nell'epoca del metaverso, così come essa viene costantemente definita, riflettere e ragionare di tanto in tanto è imprescindibile. Malgrado ciò, il dilemma resta, cioè se ha ancora senso parlare di fiabe e di letteratura per ragazzi. Queste forme letterarie sono ancora attuali? Prima di procedere, è inevitabile una nota di chiarimento riguardo la natura letteraria delle favole e della narrativa per i ragazzi. Quindi, le prime sono un insieme di racconti meravigliosi che discendono direttamente dall'universo leggendario delle fiabe, colmi di saggezza popolare e storie di buon senso, che a volte sono ispirate da raccontastorie per essere trasmesse successivamente da padre in figlio. C'è da sottolineare che il mondo delle favole serve anche per gli adulti. Per esempio, è un ottimo intrattenimento durante il lavoro fisico,
può sollevare dalla stanchezza e dal logorio della fatica. Invece, la narrativa per i ragazzi, che tra l'altro non potrebbe esistere senza la magia delle fiabe, origina da una storia reale o immaginaria. La trama di solito è ideata da un autore, si svolge in uno spazio di tempo e in un luogo preciso, mentre gli avvenimenti e le relazioni nel racconto si intrecciano, si rafforzano e si dissolvono con la partecipazione di uno oppure più personaggi. Il romanzo ha sempre un preciso contenuto morale, è istruttivo e mira alla crescita personale. Questa è anche una caratteristica che rende il confine tra letteratura per ragazzi e quella per adulti assai instabile, come lo evidenzia in modo esemplare il romanzo che stiamo per esaminare. I 900 sommariamente sono stati gli anni d'oro del cosiddetto periodo Gründerzeit, allorquando in Mitteleuropa, per lo più in Germania e in Austria, si sono concentrati i più grandi fondatori di imprese, quindi l'appellativo che viene attribuito in relazione alla condizione socio-economica ai Gründer in lingua tedesca diventa un termine ricorrente. Il progresso industriale e sociale in atto trascina irrefrenabilmente con sé anche tutta l'Ungheria. Nel 1900 Budapest, in base alla statistica, dopo Amburgo, Napoli, Lisbona, Madrid e Amsterdam, risulta l'ottava città più grande. La ripresa culturale è velocissima ed esponenziale. Per sua evidenza, giornali, riviste, rassegne, settimanali e svariati periodici sono stati pubblicati in numero rilevante. Questa è l'epoca della generazione di grandi talenti. Ma focalizziamo l'attenzione in special modo su uno di loro, il più raffinato, chiamato anche il più nobile, più aristocratico, Ferenc Molnár, di cui ricorre il 145esimo anniversario della nascita proprio in quest'anno. Egli è figlio di famiglia ebrea, della media borghesia, diventa ben presto un giornalista apprezzato, ma dimostra una spiccata inclinazione alla scrittura e al mondo istrionico del palcoscenico, per cui scrive anche opere teatrali, tante di queste sono state presentate in America a Broadway e sono state adattate da celebri autori, fra questi c'è il nome di Arthur Miller. Möller viaggia molto. Conosce bene i paesi confinanti, ma nonostante il suo profondo sentimento amor di patria, è il classico uomo di mondo. In America è tra i più stimati, tant'è che ottiene un invito alla Casa Bianca dal presidente d'America in persona. Pochi lo sanno però che la sua genialità artistica in privato è oscurata da un carattere scontroso, arrogante, insofferente. Le sue relazioni sentimentali sono state sempre molto travagliate e finivano senza una stabilità. Benché la celebrità oltreoceano, Molnár realizza la sua notorietà con il romanzo dedicato ai giovani, I ragazzi di Via Pal, pubblicato nel 1906 a puntate su una rivista letteraria. Il libro è stato tradotto in più di 30 lingue, anche in italiano. Nell'epilogo del racconto emergono due elementi nefasti: la triste e tragica morte del protagonista e l'invano sacrificio dei ragazzi per la vittoria. Sarà fatalità o gioco del destino, ma il futuro del parco purtroppo è già stato deciso a loro insaputa.
Un'ordinanza delle autorità rende noto che l'area verrà chiusa perché qui nuovi palazzi saranno costruiti. L'opera assume così anche il ruolo da caposcuola nell'anticipare i problemi ambientali e sociali, e qui ad un tratto l'intelletto comparativo richiama alla memoria il testo di una canzone famosa, composta circa 60 anni dopo Il ragazzo di Via Gluck di Adriano Celentano, che è la stessa identica denuncia di simili problemi degli anni 60 nelle periferie di Milano. Molto probabile che anche per questo merito dello scrittore gli sia stato conferito in postumo nel 2005 il premio per la letteratura. A questo punto siamo giunti alla conclusione di questo breve approfondimento, ma si preferisce che sia il lettore in completa autonomia a rispondere alla domanda iniziale se le fiabe e la letteratura per gli adolescenti hanno ancora importanza nella formazione dei ragazzi di oggi. Grazie per l'ascolto, ai prossimi incontri.